Buongiorno, oggi per la rubrica Parole sociali in dialoghi territoriali intervistiamo la professoressa Caracausi. Ci parli un po' di lei. Allora, sono una neurocista, insegno greco moderno all'Università di Palermo. I miei maestri, il professore Rotolo e la professoressa Lavagnini, mi hanno appunto ispirato questo amore per la Grecia antica e moderna e io cerco di trasmetterlo ai miei studenti. Questo penso che basti. Vado in Grecia più spesso che posso. 28 ottobre 2016, presso l'Osteri, sì. Diciamo la chiesa di Sant'Antonio. Antonio. Sì, si svolge il convegno sul poeta greco e sulla Palermo, Vrettakos. Sì. Parli un po' della manifestazione. Sì, allora intanto questa manifestazione si svolge oggi, 28 ottobre, come forma di simbolico risarcimento alla Grecia, perché ricorda la data della dichiarazione di guerra dell'Italia alla Grecia, il 28 ottobre del 1940. Si trattò di una dichiarazione di guerra un po' a sorpresa nello stile del ventennio fascista e i greci risposero con grande coraggio, con grande determinazione e infatti il 28 ottobre in Grecia è una festa nazionale, la festa del no, perché loro appunto reagirono rispondendo no all'imposizione che aveva chiesto Mussolini, che aveva avanzato Mussolini. In realtà appunto si è data questa coincidenza perché vogliamo ricordare alla Grecia che noi non avremmo condiviso questo tipo di politica di aggressione, ecco, e di strumentalizzazione di un paese. Nikiforos Vrettakos è un poeta del Novecento, è nato nel 1912 ed è morto nel 1991. È un poeta molto interessante, una personalità di spicco nel panorama letterario della Grecia del Novecento. Nel 1967, in seguito all'avvento della giunta militare in Grecia, la famosa giunta dei colonnelli, decise di andare in volontario esilio fuori dalla Grecia. Trascorse tre anni a Trögen in Svizzera presso un villaggio pestalozzi dove operò anche come direttore della casa dei greci, perché in questo villaggio ci sono diverse case, ciascuna per ogni paese, per ogni nazione dei ragazzi orfani che vengono accolti lì. E dopo tre anni, in seguito a un invito del professore Bruno Lavagnini, venne a Palermo dove collaborò alla redazione del lessico greco-italiano presso l'Istituto Bizantino e dove abitò per quattro anni a casa del professore Nicosia, in un contesto quindi filelleno. Allora, dopo i tre anni della Svizzera, anni in cui ebbe dei fecondi contatti, anche questo contatto con i giovani, con i ragazzi, poi venne qui e qui, sebbene continuasse a soffrire la nostalgia per la lontananza dal suo paese, dai suoi cari e anche la pena per la sua patria che era sotto dittatura, però in effetti visse questi anni in un clima di grande amicizia, diciamo così, di amicizia, sì, per se stesso, per la Grecia, per la cultura greca, e questo per lui fu fondamentale, tant'è vero che ne ha lasciato traccia nelle poesie siciliane che poi sono state tradotte e pubblicate dal professore Rotolo e anche nei suoi diari, nelle sue lettere. Cioè questa esperienza siciliana è rimasta fondamentale nella sua vita e naturalmente è continuata questa amicizia anche in senso lato, nel senso di contatti, di studio, anche dopo che la Grecia è diventata libera, dopo il 74. Il riscontro, diciamo, la conoscenza di questo poeta a livello italiano qual è? E a livello italiano purtroppo la poesia greca è molto poco conosciuta perché è poco tradotta, quindi rimane un pochino, diciamo, nel campo degli addetti ai lavori, di quelli che insegnano greco, studiano greco moderno, diciamo così. E noi tentiamo il più possibile di diffonderla e anche di tradurla. Io stessa ho fatto diverse traduzioni, perché fondamentalmente la Grecia moderna soffre di un pregiudizio, di essere la sorella, cioè di essere la figlia povera della Grecia antica. In realtà invece non è così, la lingua greca non è mai cambiata, non è mai morta, la lingua greca è sempre rimasta viva, si è modificata, si è alleggerita, ma non è come il latino che è morto di parto dando alla luce le lingue figlie, le lingue neolatine, il neogreco è il greco. Cioè non ci sono più tanti aoristi, qualche cosa è venuta meno, qualche cosa si è aggiunta, ma la lingua è sempre quella, è una lingua dove uomo, cielo e sole si dicono sempre nella stessa maniera, anthropos, uranos, ilios e così via. Questo è molto importante, è l'unico esempio nel mondo occidentale, potremmo dire. Sì, grazie. Prego.